E adesso andiamo in giro a curiosare, a raccogliere le opinioni con la O maiuscola. Siamo qua ancora in giro a capire se gli italiani sono d'accordo o meno a ripristinare il lenzuolo come strumento deterrente per il recupero di alcuni valori perduti come la verginità. Andiamo a vedere. Dove le trovi più? Già a 13 anni, 14 anni, discoteche e compagnia bella. Come vedi questo ritorno a queste tradizioni? Abbastanza un po'... credo che ormai queste cose non si fanno più. Oggi a 10 anni mi faccio i famigli, la sala piccola, un'idea. E lui notte, c'è la notte. Gli è fino! Usare un valore del genere come deterrente è un po' bieco come cosa, sinceramente parlando. Sono un ritorno per lenzuola, se si dovesse andare alle vecchi tempi. Ma non è questione di perderla troppo facilmente, è questione che se uno fa un passo del genere deve essere convinto di che è una cosa che deve fare con amore. Preciso, sì! Amici di Vergato.comics, oggi parliamo di questo ritorno della prova del lenzuolo. È un tema che riguarda le donne. Proprio con una donna vogliamo discuterne, però non una donna qualunque, ma la nostra suorrina. Suorrina? Lode, grazie a tutti! Allora, cara suorrina, cosa ci dice dell'argomento di oggi? Allora, innanzitutto, per cominciare, lei mi deve fare un gran piacere, caro giovanotto. Non mi deve chiamare suorrina, perché io sono una grande suora. Io le ho già detto che io mi chiamo sì Rina, suorrina, ma anche Pia, quindi suorrina Pia. Ho capito, ma è troppo lungo, suorrina Pia. E allora, se vuole accorciare, mi chiami suora R. Pia, ma non mi chiami suorina. Va bene, ma suora R. Pia, cioè suora Arpia. Sì, suora Arpia. Ma suora Arpia suona male. Ah, lo so che suona male, ma poi suona bene. È come se suono bene io. Vabbè, torniamo all'argomento di oggi, la prova del lenzuolo. Voi suore, che ne pensate? Una santa cosa che mi permette di controllare tutte le immorali. Ma scusi, di controllare in che senso? Di controllare tutte le pecorelle smarrite che si smarriscono. Ho capito, ma come fate a fare questi controlli? Noi abbiamo formato una bella squadra che si chiama Baci. Ah, con la dolcezza si ottiene tutto, ma bravo. Che dolcezza? Baci sta, non si legge tutto in una volta, ma sta per B-A-C-I, ovvero Brigate d'Assalto contro l'Immoralità. Ah, ho capito, e quindi queste sono una specie di assistenti sociali, diciamo. No, non sono assistenti sociali, sono assistenti asociali, perché loro che cosa fanno? Si controllano tutte le ragazze che si sposano e si appostano sotto il loro appartamento dopo la prima notte di nozze, e queste devono esporre le lenzuola con tanto di risultati. Ho capito, ma il risultato è un risultato generico? No, il risultato deve essere assolutamente congruo a quelle che sono le regole di tutta questa legge, ovvero deve essere di 2 metri per 3 e deve esporre ben chiaramente il risultato, che deve appartenere in un ventaglio cromatico fra il rosa pallido e il bordeaux. Ho capito, ma dico, ma se qualcuna non dovesse esporre correttamente? Non vorrei essere nei suoi panni. Che succede? E che cosa succede? Innanzitutto le suore fanno scattare l'allarme e cominciano a gridare. E così anche se io fossi a 12 km di distanza lo sentirei, perché queste cominciano a fare così. Oh, abbiamo capito. E che succede poi? Succede che intervengo io personalmente e comando alla squadra Baci di stare lì a picchettare sotto l'appartamento dei genitori di questi sposi maledetti e immorali finché loro ce li consegneranno. Ma non è che magari i genitori si rifiutano di consegnare la ragazza? No, non possono rifiutarsi, perché questi stanno lì 2-3 anni e cominciano a picchettare con i cartelli, e allora anche per occhio sociale loro preferiscono desistere, depongono le armi e ci consegnano gli immorali. Bene, ve li consegnano e poi che succede? E poi ci si diverte, mio caro giovanotto, perché loro vengono rinchiuse in un convento e viene applicata a loro una cintura di castità di acciaio inox tedesca di Strunzmeyer, una fabbrica che fa solo carri armati in acciaio.
Ho capito, vabbè, dico, è una classica cintura di castità alla fine. No, a parte il fatto che ci danno anche un optional, un regalo, perché praticamente ci danno anche una batteria da cucina sempre d'acciaio inox e una mountain bike in omaggio. Ma questo è niente, il fatto è la cosa più bella in assoluto, che questa cintura di castità si apre solo ed esclusivamente in presenza di Luxuria, Cristiano Malgioglio e Platinette. Ma questa è una punizione che fa male. Sì, lo so che fa male, ma poi fa bene. Ma ha avuto dei risultati almeno? Sì, certo che li ho avute. Queste ragazze qui, una volta dentro, praticamente si convertono tutte. Infatti il 70% di loro diventa suora, il 20% delle ragazze diventa prete e il 10% delle ragazze restanti diventa trans. Ma scusi, allora questo 10% non si è convertito? No, diventano trans, ovvero transuore. Vabbè, grazie suora Arpia. Prego, lode grazie. Sentiamo quello che si dice in giro col nostro Sandro, che raccoglie le opinioni con la O maiuscola. E siamo qui per concludere questo nostro piccolo sondaggio per vedere se gli italiani sono più o meno d'accordo al recupero del lenzuolo come strumento deterrente pro verginità. Andiamo a vedere. Mi sembra che è troppo ormai all'antico questa cosa. Usarlo come deterrente, mi sembra un po' forzata come cosa. Perché oggi se mi dicono, ma chi è che c'è il carusello? Io un carusello che c'è il ne, però quando c'è il carusello che c'è il. Fino e... Quindi è un valore perduto? Per me sì. E non va recuperato? Per me no. Reintegrarla secondo me è impossibile. E poi con le lenzuola si imbrogliava certe volte. Certo, perché ci devono le galline. Preciso, sì. La puntata finisce qui. Salutiamo i nostri ospiti. Deliziosi saluti alla nostra Zagosa. Saluti da Zagosa, al mattinata favolosa. Salutiamo l'erudito professor Briganti. Arrivederci. Saluti sportivissimi a Pippo Colera. Arrivederci, io grazie. Salutiamo le terribili profezie di vostra Danza. Ricordatevi, non è certo che sta bene. Neanche se stesso, paura, com'è? Dopo averne sparate tante, arrivederci alle prossime!